Nadia Centoni e i suoi tifosi italiani che sono venuti a vederla per Tour da Padova.net. Can ci prova fino alla fine, poi però perde il tie break. Che partita hai visto? Com'è stata questa partita? Ah, una partita lottata, sicuramente ci abbiamo provato fino alla fine. Per noi è stato importante perché sotto 2-0 riuscire a rimontare fuori casa, comunque su un campo difficile contro una squadra forte come Iesi, non era facile. E poi alla fine il tie break si è giocato tutto sugli ultimi palloni e ci è andata male, insomma speriamo il ritorno. È stato emozionante per te ritornare in campo in Italia, anche se poco che insomma manchi dai campi italiani. Vabbè, però è stato emozionante sì, perché insomma vengo a giocare contro le squadre italiane. È comunque la prima volta che mi capita una cosa del genere, quindi è una situazione particolare, bello. Che situazione si propone adesso per Can per la Champions? Ovviamente nulla, compromesso, niente? Beh, dobbiamo giocare adesso contro Pila, dobbiamo andare là noi, sarà anche lì un campo difficile, una squadra tosta, non la conosco ancora, e dobbiamo fare il nostro meglio, continuare a giocare secondo me palla su palla e poi fare il nostro meglio, il massimo. Secondo te le due squadre di oggi si equivalgono in qualche modo? Il tie-break quindi è giusto oppure pensi che ci sia comunque una differenza e una delle due non si è espressa al massimo? Ma dai, dico che si equivalgono! Tutti. Bacio a tutti, anche noi. A tutti gli italiani. Ciao. Ciao. Grazie.